Miei patatini. Ragazze, buongiorno, benvenute nel vlogmas numero 2. Allora, io sto aspettando che arrivi il camion, appunto, per la consegna di lavatrice e asciugatrice. Avevano detto tra le 8 e le 10 come fasce che ci avrebbero comunque contattati mezz'ora prima di arrivare, però non si è visto e non si è sentito nessuno e sono quasi le 11, quindi non so cosa. Probabilmente sono in ritardo con le consegne precedenti e quindi niente, attendiamo. Tanto comunque oggi sono abbastanza tranquilla. Riccardo comunque alle 2 smonta da lavoro, quindi aspettiamo. Ci avviseranno comunque tanto mezz'ora prima e appena mi chiamano. Vi terrò aggiornate. Abbiamo fatto colazione, abbiamo portato Fede a scuola, Ale è ancora a casa, sta molto meglio, però preferisco tenerla ancora un po' al calduccio e basta. Quindi ho già pulito casa, ho già fatto i letti, ho già fatto tutto. Quindi niente, aspettiamo. Ragazzi, è arrivato tutto, sono strafelice. Aspettate che butto, faccio i tortelli, questi qua alla zucca. Ne ho fatti due pacchetti perché viene anche Riccardo e quindi pranza a casa. Sono bellissime, cioè mi piacciono tantissimo tutte e due, super moderne, con un sacco di tasti novità che io non, infatti devo un attimino come dire, leggere il libretto di istruzioni per vedere le nuove funzionalità perché non le ho mai avute. E niente, è tutta la mattina che pulisco, non ce la faccio più, anche perché per farli passare ho spostato il divano, quindi alla fine quando sposti queste cose ti metti a pulire bene dietro tutto. Poi quando hanno tolto la lavatrice, per quanto noi avessimo pulito, svuotato ieri sera, c'era ancora dello sporco, quindi poi loro hanno fretta, giustamente devono fare la consegna, no, ne avranno anche altre e quindi ero lì che tutta di corsa, quindi mi sono lanciata lì, aspettate, col pannetto a pulire sotto la lavatrice per togliere quel poco di sporco. Poi per carità ce la possiamo anche spostare noi, però essendo molto più grossa dell'altra, comunque 8 kg, è pesante, quindi se riuscivo ad evitare a Riccardo e a me, perché gli do una mano, però di spostarla, tanto meglio. Quindi insomma sono riuscita a pulire prima che la mettesse su e niente, quindi sono davvero contenta, non vedo l'ora di metterle all'opera, anche perché ho un po' di robina da lavare, da asciugare e basta. Adesso pranzo, non so se Riccardo arriva in tempo, forse sì, magari pranza con noi, se no noi iniziamo adesso a parecchio. E poi ho ancora tutti, sono qua che continuo a pulire, anche perché sono entrati con il carrello, poi qua fuori era bagnato, quindi hanno lasciato tutte le impronte, tipo di fango, di cose, quindi sono qua con la Tineco, lavapavimenti, aspirapolvere, un delirio, ma ce la facciamo. Comunque è tutto pulito adesso, però devo ancora ultimare delle cose. Devo svuotare la parete soggiorno perché non potevo appendere le giacche ovviamente nel sottoscala perché dovevano lavorare lì e quindi sono tutte là. Poi c'è il cestello che era sopra la lavatrice che vorrei svuotarlo con voi, magari risistemarmelo un attimino, magari dopo lo facciamo insieme. Insomma, è andata, anche questa è andata. È arrivato tutto sano e salvo, che funziona, hanno fatto la prova tecnica e quindi insomma tanto abbiamo anche l'estensione di garanzia. Nuovo salto temporale, ragazze. Pomeriggio, ho messo a nannà, abbiamo pranzato. Poi stavo parlando con voi, ma mi hanno telefonato, quindi mi si è interrotto anche il video. Ma vabbè, sorvoliamo. Io sono strafelice perché non mi sembra ancora vero che ho l'asciugatrice. Cioè, veramente è tantissimo che la volevamo, ragazze. Siamo troppo felici. Troppo. Comunque,
Volevo fare una piccola selezione, riordinarmi questo mobiletto, togliere le cose che non utilizzo, queste cose qua. E poi vi faccio vedere sia la lavatrice che l'asciugatrice, tutte le sue funzioni, così insomma, se anche voi siete interessati la potete prendere. E niente, sistemiamo. Allora, la scatolina che avevo prima sulla lavatrice è proprio questa, fatta così in legno. In realtà era un coprimaterasso, no, un copriletto che mi aveva regalato mia mamma, che era all'interno di questa scatola. Io l'ho appunto riutilizzata per questo. E prima c'era un po' di tutto, vi dico la verità, dal prodotto per lavare i pavimenti, eccetera. Invece questa volta vorrei farlo tutto ordinato. Ho messo questo qua sotto, così non si va a sporcare troppo, e mal che vada cambio solo lo straccetto, perché lavare poi questo è un po' problematico perché non si stacca. E ho messo lo smacchiatore dei bianchi, ho messo le perle, ne ho anche altre, però ho messo solo quelle che sto utilizzando, l'ammorbidente, che in realtà è questo qua che sto adorando, della felce azzurra, però lo metto in questo qua che è più grazioso. E poi la polvere, ho pensato adesso poi compro un barattolo molto più grande, e questo qua che non utilizzo, che era del caffè, e metto due di questi, ed è detersivo in polvere. Quindi questo è il tutto. Devo dare giusto l'ho già data oggi, però do una improfumata. Perché quando le cose sono nuove ti viene tutta questa voglia di perfezione. Non capita a voi? Quando comprate qualcosa di nuovo avete voglia di rinnovare proprio, no? Bello, improfumare, vedere tutto bello, tutto carino. Carino e coccoloso. Una pulita anche all'asciugatrice. Adesso ve le faccio vedere, anche perché voglio fare una prima lavatrice, visto che per la lavasciuga, sì, per la lavasciuga, per l'asciugatrice dovevo aspettare 5 ore e sono passate. Però tenendo conto anche del tempo in cui farà la lavatrice, ci siamo. Allora, apriamo, vado ad aggiungere queste cose, così facciamo una provina. Mi fa effetto perché è molto più grande dell'altra, ero abituata all'altra. Tra l'altro mi voglio tenere sempre un panno a portata di mano, errore che ho fatto con l'altra, di non asciugare ad ogni lavaggio come si chiama? Asciugare la guaina appunto dell'oblò. Sì, qui abbiamo un ospite. Allora, chiudiamo la lavatrice. Appunto, i programmi sono questi. La lavatrice è questa qua. Oddio. Allora, accendiamo qui. Ok. E direi, allora, come programmi sono più o meno i soliti. C'è qualcosa di diverso, parecchio diverso dalla mia. Però penso che per voi non sia nulla di nuovo, quindi misti, Eco 4060, cotone, sintetici, delicati, lana, antiallergia, centrifuga e scarico. Aspettate che mi piego. Ciao. Centrifuga e scarico, risciacquo e centrifuga, baby, piumoni, bianchi, rapido 30, pieno carico 45 minuti e antimacchia 40. Il mio è cotone e jeans in realtà, quindi farei misti,
Vediamo quanto dura. Non lo dice. Ah sì, 1 ora e 55, un po' tanto. Volevo una cosa rapido, 30 è proprio troppo rapido, però volevo provare l'asciugatrice. Questo qua invece 45 minuti. Esatto. Proviamo questa, ragazze, vediamo com'è. Sì, ho la luce tutta. La mia bimba. Direi di provare questo. Poi me li studio tutti bene perché ci sono tutte le scritte. Poi c'è blocco tasti, extra risciacquo, vabbè, temperatura centrifuga, partenza ritardata, bellissimo, prima non ce l'avevo. Extra touch, rapido e c'è anche l'opzione igiene vapore ed è l'inverter motor, appunto vapore, anche la funzione di igienizzare, volendo. Proviamo. Ah, il cassettino per i detersivi è fatto così, totalmente diverso. Sì, l'ho bloccata perché l'avevo fatta partire senza mettere il detersivo, iniziamo benissimo. Detersivo in polvere qua, ammorbidente qua. C'è questo cosino che si toglie da qui e si mette qui quando utilizzate quello liquido. Diversamente si tiene qua. Così, con la scusa, vedo anche come mi trovo a metterlo dal barattolo, ma dovrebbe essere comodo in realtà. Cioè, volendo potrei anche tenere questo qua piccolino. Uno e due dovrebbero essere più o meno un misurino solito. Non è scomodo. E poi abbiamo il nostro orsettino. E mettiamo un po' di ammorbidente. Voilà, dovremmo esserci. Spero di non aver sbagliato nulla. E si parte. Invece ho trasferito già la prima lavatrice di qua, questa è l'asciugatrice. Ci sono tutti questi programmi qua, misti, eco, cotone, sintetici, lana, seta, anti-allergia sempre, peluche, prestiratura, refresh, piumone, biancheria, baby jeans e camice. E poi vabbè, qua ci sono, vi ho ritardato, asciugatura a tempo, fine ciclo, se vuoi che suoni, antipiega, delicato, insomma tutte le varie cose che poi mi guarderò con calma. Allora. Poi c'è l'asciugatore armadio plus, vabbè, per stirare, ma queste te li lascia umidi. Io volevo questo qua, sinceramente, e faccio misti perché c'è un po' di jeans, un po' di cotone. Proviamo questa qua, tanto dovrebbe spegnersi prima se finisce prima. Qui invece alla fine ho aggiunto i pannetti cattura colore e questo qua che mi ero scordata che avevo di là, così ce l'ho anche per i colorati perché questo qua è solo per i bianchi. Ragazze, ha finito. Sì, stavo prendendo dalla parte sbagliata. Vediamo un po'. Oh, che meraviglia, che profumino. Adesso tiro fuori tutto e piego tutto. Ragazze, ho fatto una doccia rigenerante. Asciugati così, così come mamma mi ha fatto, bella roba. Chissà perché sei gonfiata così. Comunque, per assurdo, vedo più gonfie anche le ciglia. Allora, mi metto un pochino di questa, poi anche le guanciotte tutte rosse. Vabbè, tra camino che comunque siamo stati un po' lì al calduccio, e poi vabbè.
sta finendo ancora un'asciugatrice. Scenderò dopo poi a piegare i panni perché odio svegliarmi al mattino e trovare cose da fare e quindi non ce la posso fare, tanto devo comunque montare questo vlog. Il fungo lo stiro domani, ci voglio. Sto così. E domani mattina mi alzo un po' prima, ho fatto il puccio, sono asciutti, li ho lavati, però li stiro domani, non ce la posso fare adesso. E basta, mi sono tolta anche gli anelli così la cremina assorbe bene perché se no si appiccica tutto, mi dà fastidio, i denti li ho lavati. Mi metto no, burro cacao, mi metto di là quello che mi sta piacendo tantissimo, che ho trovato nella rivista, è veramente super, quindi se l'avete trovato avete fatto un affare, perché c'era sia giallo che rosa e quello rosa sa di anguria e io amo l'anguria, veramente molto buono, mi è piaciuto un sacco e basta. Vado a iniziare a montare questo vlog e vi porto poi con me dopo quando andiamo a piegare i panni dell'asciugatrice. Tra l'altro dimenticavo, ve lo volevo dire perché tante di voi mi avete scritto che erano comunque interessate, che avrebbero voluto fare le ciglia, ma che hanno paura, che faccia male. Assolutamente no, ragazzi, mi sono anche addormentata, cioè, per dirvi. E quindi no, 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 non fa male assolutamente. Mattino e sera io avevo il pennello, ma la ragazza è stata carinissima, mi ha dato proprio uno di questi, ce l'ho in borsa, me lo tengo per quando sono in giro se ho bisogno, però si fa così da dentro e poi da fuori e si fa mattina e sera, specie con questo tipo qua di ciglia belle voluminose, perché sennò si intrecciano e viene fuori un pasticcio, quindi lo faccio quando mi alzo. E quando sto andando a nanna, così poi tutto il giorno sono a posto, non mi dà, non è mai successo nulla sinceramente per ora, perché comunque le ho fatte da poco, poi potrà succedere che sì, magari saranno un pochettino meno, perché comunque noi tutti perdiamo, mi diceva appunto anche la ragazza che me le ha fatte, dalle 2 alle 5 ciglia al giorno, e quindi cadendo anche le nostre ciglia, ovviamente ogni tot cadranno anche queste, quindi insomma è così, durano un mesetto, non è che poi per carità c'è chi durano di più, io spero di essere fortunata come nelle unghie, nel senso che di solito a me il gel, il semipermanente, dura tantissimo, cioè le rifaccio per sfizio mio perché magari le ho sbeccate, eccetera, ma non mi si staccano mai. Non... Tra l'altro le devo rifare a breve perché appunto alcune si sono rovinate, poi comunque c'è la ricrescita. E mi piace questo nude, penso rifarò questo, però magari l'anulare lo faccio un po' più, non lo so, adesso vedo se faccio questo o uno un po' più colorato, ma penso lo farò così. Cioè, guardo nei video le mani uguali a mio padre. Cioè, a volte proprio mi sembra, fino qua mi sembra la mano di mio papà. L'unghia è diversa, ce l'ho più piccolina come mia mamma, ma vi assicuro che questa parte con le nocche è uguale a quella di mio papà. Pazzesco, però mi fa tenerezza questa cosa. Vabbè, comunque. Niente, vado a mettermi un po' a letto. Tanto Riccardo si sarà già addormentato. Perché fa i mattini, quindi crolla. Io in modalità fungo, vado a montare il video e poi appunto andiamo a vedere giù.